St. John, ci sei? Sono Brian. Aspetta. O'Brien, sono stanco del lavoro sporco. Hai notizie per me o no? Sì, intendo... Sì, ho qualcosa. E di chi si tratta? Devi aiutarmi solo un'ultimissima volta. Hai sentito quello che ho appena detto? Basta, davvero. Ultimo incarico, poi ci vedremo e ti dirò cosa ho scoperto. Scordatelo. Il secondo nome. Era Irene, giusto? Sarah Irene Whittaker. È nel suo foglio di ricovero. Un ultimo incarico. Sì, solo uno. Ti ho inviato le coordinate. O'Brien, chiudo. Ehi. Ehi, sembri andare di fretta. Già. Ricordi quel bastardo della Nero di cui ti ho detto, Brian? Sembra avere notizie per me, ma prima vuole che porti a termine un ultimo lavoretto. Sì. Ok. Dovresti venire. Dici? Nah. Schizzo mi ha messo in campagna. Sfamerò il mondo un'erbaccia alla volta. Al diavolo, Schizzo, ti riporto subito indietro. A quant'è che non vedi un elicottero? E dirò che ti serviva una mano. Ti fa sempre ridere, vero? Dove andiamo? Qualche settimana. Dalle parti di Melacqua lì! Sai dov'è? Sì, a nord del Rogue Tunnel, vicino alla strada di Waldo. E cosa cerchiamo? Un elicottero della Nero è atterrato in zona per chissà quale motivo. O'Brien vuole spiegarmi cosa hanno in mente. Quindi O'Brien è... cos'è? Il tuo capo? L'uomo nell'ombra? Sai... Cosa no? Sai perfettamente perché siamo qui. Era solo una domanda. Però gli scodinzolo intorno come un cane in calore. Ti sbagli di grosso. Allora, come va? Non male, ho visto di peggio. Mi dispiace lavorare nei campi, strappare le erbacce e tutto. Mi ricorda l'infanzia. Andavo sempre a trovare mio zio nella sua fattoria di Adrian, al confine con l'Aida. E passavo l'estate nei campi di barbabietole. Aveva una piccola moto incrostata di fango. È lì che ho imparato a guidare. Attento, potrei iniziare a chiamarti zio Tobia. Quando arriviamo, restami vicino e qualunque cosa accada non farti vedere. Quella gente ha il grilletto facile. Ok, ok, resto giù, tengo la bocca chiusa ed evito di farci ammazzare. Senti, Dick, grazie di avermi portato con te. Non vedevo l'ora di uscire da quel buco, anche a costo di farmi scarrozzare. Ok, stammi vicino. Ehi, avvisatemi quando l'atterraggio è sicuro. Eccolo. Mettiamo la zona in sicurezza. Hai pensato di rivederne uno? Resto in attesa. Non in volo, almeno. Ok, ora osserva. Prima escono i soldati e mettono in sicurezza l'area. Poi tocca al genietto, il ricercatore, lo scienziato, non quello che è, che scende e si guarda intorno. Per fare cosa? Le sue ricerche scientifiche da mezza sega, io che ne so. Scusa, ma non li stavi spiando? Ok, aspetta qui. Qui, conto regolare. Ok, qui. Sì, a posto. Di chi si tratta, Doc? Davvero? Ok, se vuoi saperlo... Davvero? Ok, se vuoi saperlo... Stiamo raccogliendo campioni di feci. In sostanza,
Merda. Esatto. Merda di curioso. Già. Quindi siamo qui nel mezzo del nulla perché non siate a raccogliere merda di curioso. Precisamente. Ok. Se lo dice lei. Nota operativa 2102. Le analisi dei campioni di feci raccolti nelle zone 2, 3 e 4B evidenziano la presenza di cleitonia perfoliata. Vale a dire? Nota come lattuga dei minatori. Interrompimi. Così come di macchie monoiche di Junipero Scopulis. Cosa importa? Significa che i furiosi non mangiano solo le persone o i loro simili. Mangiano bacche, piante, erba. La stessa dieta di un cervo, insomma. Sono onnivori come noi, ma i loro stomaci digeriscono molto meglio la cellulosa. Già, ok. E quindi? Quindi non patiranno la fame quando ci avranno divorati tutti. I furiosi non rischiano l'estinzione ora come ora. Merda, non è bene, vero? No, non lo è. Qui ho finito. Ok. Torno. Capito qualcosa alla radio? Mi sembra assurdo, cazzo. Tutti quei fondi statali e loro raccolgono merda di furioso. Sì, te l'ho detto, non capisco cosa cerchino o perché. Avranno come una base qui intorno, no? Li hai mai seguiti? Sì, ma spariscono sempre oltre le montagne, verso sud. E con la superstrada bloccata non riesco mai ad avvicinarmi. Figli di puttana. Sembra ci debbano parecchie spiegazioni. Sì. Per lui ce la prendiamo con calma qui fuori. Ehi. Su una cosa hai ragione. A sentirlo sembra proprio stronzo. Aspetta qui, se vedesse qualcun altro potrebbe farsi un'idea sbagliata. Ok, tengo d'occhio la moto. Ho già visto abbastanza idioti della Nero per oggi. Bene, torno subito. O'Brien. Porca puttana, Boozer, dove diavolo sei finito? Oh, merda. Ehi, Boozer, dove diavolo ti sei cacciato? Orme di stivali è passato di qui. Ok, diamo un'occhiata in giro. Ma che diavolo è? Che abbiamo qui? Da questa parte... Ci sei ancora? Qui Ricky. Deacon St. John. Sì, Ricky, sono qui. Che succede? Schizzo ha chiesto di te. Dice che Boozer non si è presentato al lavoro. Sono preoccupata. Ascolta, stiamo bene. Dovevamo fare una cosa. Dì a Schizzo che torneremo entro un'ora. D'accordo. Ehi,
Sono quasi pronta per andare a sistemare quel trasformatore. Sei sempre disponibile? Ma certo. Fammi solo sapere quando si parte, ok? Sento già l'acqua calda sulla pelle. Passerò ore sotto la doccia. Sì, cioè, sì, fantastico. Senti, Ricky, ora devo andare, ok? Chiudo. Dick, sono qui. Oh, Gesù, Buzzer, ma che diavolo... Volevo fare shopping, già che c'eravamo, e ho trovato un branco di mastini dei ripugnanti. Buono, amico. Vista non è infetto. Cioè, è solo un cane. Cercano e uccidono cani in buona salute. Shh, va tutto bene. No, non possiamo lasciarlo qui, Dick. È che non possiamo, okay. Non possiamo farlo. Dai, lascia fare a me. Sul serio? Tu pensi di... Ok, bello. Ok, buono. Tutto ok. Bene, allora. Oh, Cristo, Dick. Cristo santo. Tutto ok. Va bene, ok. Tranquillo, bello. Buono. Pronto? Oh sì, fratello, sono pronto. La mente fa brutti scherzi. Ho visto qualcosa. Scesa! Fuoco di copertura! Questa è la prima. Figlio di puttana! Dovrebbe servirmi. Ho visto qualcuno. Che abbiamo qui? Tutto bene? Sì, penso fosse l'ultimo. Ah, sembri deluso. Beh, è che odio quei bastardi, lo sai? Sì, ok. D'accordo, ma ora andiamocene da qui. Che diavolo ti hai preso prima? È come se avessi... non lo so, come se avessi perso la testa. Non lo so. Forse era solo la mia sete di vendetta, ma... suppongo che niente potrà mai placarla, no? A posto.
avessi aiutato, con il braccio intendo, non so dove sarei ora. Forse sarei... Oh, beh, lo sappiamo bene. Te la caverai? Sì, non che abbia molta scelta, come tutti per l'altro, ma... Già, ok, andiamo. Ehi, com'è andata? Che cosa? Hai capito? Il tizio con la tuta spaziale, che ha detto? Ah, non importa. Ehi, andiamo, cazzo! Dai, Boozer, ti assicuro che non è il momento adatto. Ah, sì? Pensi che non riesca a prendere a calci il tuo culo flaccido? Forza, che ha detto? Piantala. Dai, che è successo a Sara? Eh? Dov'è la tua signora? Dov'è la tua? Stai giù, fratello! E vuoi ancora? Dov'è la tua signora, Dick? È morta, Boozer. Sarà morta. Sì, ed è morta ormai da parecchio. Quindi non pensi di aver pianto abbastanza a lungo? Porca troia. Pensa che il tuo gancio sinistro sia una bomba, stronzo. Beh, è l'unica mossa che ho. Forza, vecchio. Cazzo. Devo rimettermi al lavoro, altrimenti che sfama questo campo. Ehi, è la mia unica mossa. Eppure ti ho spedito al tappeto 3 volte di fila. Che vergogna. Dove andiamo? Torniamo al campo. No, ho ancora un turno di lavoro. Dammi un passaggio lì. È a nord di Sherman's Camp. Ok. Senti, è morta quella notte. E nessuno poteva fare niente per lei. Neanche tu. Avrei dovuto essere tu. Cosa sarebbe cambiato? Lascia stare, è tardi. Schizzo, ci sei? Lost Lake, Schizzo! Sì, che vuoi? Abbiamo avuto un problema! Ehi, dove diavolo sei, fratello? Ha saltato il suo turno oggi, che cazzo succede? O puoi stare a sentire, zitta, ascolta! Mentre lo accompagnavo al lavoro siamo stati attaccati dai ripugnanti. Ah, santo Dio, dove? Fuori da Rogue Camp, devi dirlo ad Iron Mike. Carlos sta arrivando e non si fermerà. Sai da quant'è che glielo ripeto? Mesi! Ok, vado a parlargli. Facciamo un salto a Tamalo. Boozer sarà lì in pochi minuti. Bene, perché è in debito di un altro mezzo turno per il lavoro che ha saltato. Piantala, Schizzo! Ehi, Dick. Sbaglio, Rogue Camp è dalla parte opposta rispetto a Tamalo. Abbiamo preso la panoramica, chiudo. Stronzo. Affanculo, Schizzo. Avanti, gente. Forza, non fermatevi. Dateci dentro. Se non si lavora, non si mangia. Non agitarti. Così. Ehi. Portiamo dentro il raccolto. Se non grazie dentro, del passaggio. Moriremo di fame.
John a Lost Lake, rispondete. Lake, vi ricevo. Mike, beh, ascoltate. Io e Boozer ci siamo imbattuti in alcuni ripugnanti. Ripugnanti? Accidenti, mi siete spinti al di là di Iron Ridge. Dick, ti avevo avvertito. Senti, ascolta. No, Mike, erano qui, a Rogue Camp. A Rogue Camp? Ripugnanti a Rogue Camp? Sicuro fossero ripugnanti? Se sono sicuro, cazzo, Mike, sì, sono sicuro. Difficile sbagliarsi, hanno i cicatrici ovunque, sono fuori di testa e uccidono ogni cosa che si muove. D'accordo, ma ora calmati. Carlos ha consentito a un incontro. Schizzo andrà a Iron Beauty domani. Scoprirà che diavolo sta succedendo, così potrebbe. Un attimo, puoi mandare Schizzo a un incontro con Carlos, ma Cristo, mai! Non dirmi come gestire il mio campo, Dick! Te lo ripeto, il mio accordo reggerà! Passo e chiudo! Ah, diavolo, fa come vuoi, ma come vuoi! Ma Schizzo ha ragione, dovrei ammazzare tutti. Dick, dove sei, fratello? Ehi, Boozer, io sto andando a Marion Forks. Marion Forks? Perché mai? Perché ho capito che... Ho capito che hai ragione. Sarà utile. Perché ho capito che... Ho capito che hai ragione. Andrà tutto bene? Vuoi morire qui? Ascolta, conosco un campo. C'è un campo? Quale campo? Dove? Dimmi! Va a Lost Lake, chiedi di Ricky Patel. Ti farà entrare. Oh, grazie. Grazie, è il cielo che ti manda! Pensavo che sarei morta qui! Grazie, oddio, grazie! Io mi chiamo Deacon, St. John. Loro sanno chi sono. Ok, corri e resta alla larga dalle strade. Dick, dove sei, fratello? Ehi, Boozer, io sto andando a Marion Forks. Marion Forks? E perché mai? Perché ho capito che... Ho capito che hai ragione. Non posso continuare a soffrire. Credi tanto in gamba. È tutto sì. Qui, ragazzi! E a terra, e a terra! Eccoti qui. Qualcuno! Assaggia qui, bastardo! No! Ti ha preso! A terra! Ricaricare.
Ce l'ho! Avete preparato? Beh, per tradizione lo sposo parte per primo. Vado prima io. Deacon, mi spiace che non sia venuto nessuno. Mi sa che li abbiamo fatti arrabbiare tutti, da entrambe le parti. Beh, dai, non... proprio tutti. Ma voglio che tu sappia quanto sei importante per me. E che farei qualunque cosa per te. Ricordalo. Questo anello è un simbolo del mio amore. Ed è prezioso. Non ha un inizio né una fine. Ti amo. Merda, ce ne sono altri. Questo anello, e io ti prometto di amarti per sempre e di non lasciarti mai. E poi, ora puoi baciare la sposa. Aspetta un secondo. Tieni, questo puoi riaverlo, ma soltanto se prometti di montarmi almeno quanto la tua moto. E dunque, vi dichiaro marito e... beh, moglie. Ok, io ora vado via. Prendi una stanza.
sistema, stronza. Boozer, mi senti? Sì, Dick, che c'è? Ricordi quella chiesetta, quella in cui ci sposammo io e Sara? Un paio di stronzi stavano vandalizzando la chiesa. Peccato essermelo perso. Ti avrei aiutato a toglierli di mezzo. A saltare la chiesa di Sara. Fanculo. Già, tutto qui. Dei conchiudo. Eddie, ci sei? Infermeria di Lost Lake, mi sentite? Deacon, ti ascolto. Eddie, bene, ottimo. Ascolta, hai per caso altri impegni al momento? Devo vederti. Va tutto bene? Che succede? Non è nulla, ma è meglio parlarne di persona. Chiudo. Tranquilli, ragazzi. Più tardi torno e finisco di bruciarvi. Chiusa. Perfetto. Piena. Levati di mezzo! Ehi, gira voce che stai cercando quegli elicotteri spia della Nero. È così? Ne ho visto uno la scorsa notte. Sì, beh, ti hanno informato male. Non mi frega un cazzo della Nero, degli elicotteri e di tutto il resto. Scusa, non volevo farti incazzare. Vabbè, ok, ci vediamo, Dick. Ci vediamo. Ehi, tu che... Ehi, aspetta. Hai preso tutto? Sì, non mi serve altro. Andiamo. Beh, sembri su di giri. È la candela, Dick. Cosa? Ricordi il vecchio detto? Meglio accendere una candela che maledire le tenebre. Abbiamo perso gli ultimi 2 anni a imprecare. Portare la corrente a Lost Lake sarà come accendere la nostra prima candela. Sì, c'è soltanto un problema. E quale sarebbe, Dick?
Le luci attraggono creature di ogni genere e per loro sarà molto più facile trovarli. Ehi, siamo arrivati! Accidenti, erranti! Speravo che l'aria fosse sicura. Ah, scordati questi colpi di fortuna. Ok, credo che siano finiti. Posso ricavarne qualcosa? Ok, per ripararlo devo arrivare lassù. E l'hai mai fatto prima? No. Ma c'è una prima volta per tutto, giusto? Giusto. Dai, dammi una spinta. Bene, pronto? Uh-huh. Uno, due, tre! Se cadi, non posso prenderti al volo! Ah, grazie! Cercherò di tenerlo a mente! Merda! Larve! Faccio io! Ci provo! Finito! Ora scendo! Porco cazzo! Oh. Beh, divertente. Sì, dovremmo farlo di nuovo prima o poi. Già, dirò a Schizzo di farlo perimetrare con del filo spinato. Terrà lontane le larve. Sì, è il tipico incarico di merda che affida a me. C'è di peggio. Dai, devo controllare un'altra cosa. Ok, spiegami come... Ho solo fatto 2+2, Dick. L'hai persa al campo profughi della Nero, quello a nord di Belknap. E nelle ultime settimane ci sono elicotteri di la Nero ovunque. Forse speravi in un miracolo? Che fosse con loro? Qualcosa del genere. Ma non è così. No. Mi dispiace. E comunque sta bene. Chiudiamola qui. Ok. Si è sparsa la voce. Ci sono quasi. Tutta la corrente del villaggio passa da qui. L'interruttore è staccato, così non va in corto. Ok. Pronta, quando vuoi. Ok. Bene. Ascoltatemi. Ok. Gli ultimi posso negarlo. Non c'è molto cibo, medicine. Praticamente è tutto. Ma abbiamo una risorsa in abbondanza, senza la quale tutto il resto sarebbe inutile. Di che cosa parlo? Della fiducia. Qualche tempo fa, alcuni randagi si sono uniti a noi
Qualcuno di voi voleva cacciarli, perché le provviste non bastano. Altri, invece, dicevano di non fidarci. Stasera trova conferma l'idea che ho sempre sostenuto. Ci serve l'aiuto di chiunque. E ripeto, chiunque, che sia disposto a vivere qui, che sia disposto a lavorare e a contribuire alla nostra ricostruzione. Vero. Bene, negli ultimi due mesi Ricky si è spesa per questo. Sì, brava. Ma non può farlo da sola. Le serve aiuto. Se siamo qui stasera è perché abbiamo accolto un randagio tra di noi e gli abbiamo concesso la nostra fiducia. Questa notte compiamo un ulteriore passo fuori dalle tenebre. Tocca a te. Sì, buonanotte. Oh. Ehi, che è successo? Non è niente. Dai, sentiamo Eddie. La donna nella foto, era lei? Era mia moglie, sì. Domanda stupida. Mi dispiace, Dick. No, non preoccuparti. È passato molto tempo. Ma non deve essere facile illudersi per poi... Non lo so... Insomma, vorrei poterti aiutare in qualche modo. Un modo ci sarebbe. Cioè? Non parliamone più. Va bene. Eddie? Eddie? Le luci sono accese. Non penso sia qui. Eddie, ci sei? Ok, toglitela. Togliti che cosa? Togli la maglia e siedi sul tavolo. Ehi, guarda, non è niente. Dicono. Vuoi un'infezione? Sarò anche un ingegnere, Dick. Ma questo non significa... che non sappia medicare un taglio. Beh, non si direbbe, da come sapevi maneggiare quei circuiti interruttori, o che dico. Allora, potrei farti male, solo un pochino. Pronto? Ok. Oh, cazzo, ok. Sul serio? Perché non aspettiamo che torni Eddie? Dai, resisti. Ok, ho fatto, bambinone. Te l'ho detto, non è nulla. Sì, l'hai detto. No, wow. Sei stato davvero in guerra. Sì, più di una volta. Merda, ci credo. Questa di quando è? Afghanistan, motociclisti o è successiva? Io... Non mi ricordo. Questa invece? Ricky, non sono sicuro che... Ho sentito che Eddie non piace se qualcuno fruga tra le sue cose. Sì, beh, l'ho sentito anch'io. Che dici di questa? Ricky... Di che non sono sposata. Ok. Perché non torni qui domani quando c'è Eddie, così ti dirà che ho svolto un lavoro eccellente? Ricky... Dick, va bene così. Di niente. Ehi, Deacon.
Un giorno, magari, accendi una candela. Può diventare molto buio e freddo lì fuori. Ehi, Deacon, di che hai bisogno? È per Boozer. Non sta bene? Sì, no, cioè... Beh, no, non si sente proprio male, è solo... Deve abituarsi all'idea, te l'avevo detto. Non hai qualcosa di forte? Psicofarmaci o antidepressivi? No, mi spiace. Ok. Aspetta. Ho saputo cosa è successo. Hai inseguito quei bastardi assassini di cani. Già, e per poco non ci faceva ammazzare. Beh, forse è proprio questo il punto. Che per poco ci faceva ammazzare? Rifletti. Cos'è che William ama tanto da mettere in pericolo la sua stessa vita? Non è il suo corpo ad avere bisogno di cure. Servono cure per la sua anima. Capito. Grazie a te.